A Roma Artist Talent oggi abbiamo la presenza del nostro amico Roberto Petroni. Ciao Roberto, come stai? Buonasera, buonasera, benissimo, grazie. E tu? Io sto bene. Senti, ma l'ultima volta che ci siamo visti quando è stato? A Gold TV? A Gold TV e c'avevo i pantaloncini corti. Sì? Sì, sì. Ma si sa, col menestrello. 20 anni fa, col menestrello. No, non è vero. L'hanno stati, non so, 4 anni fa. Sì, anni fa. Era una bella trasmissione, una dei nostri lì, Sì, sì. Quante ne abbiamo fatte. Che tantissime. Poi tu entri sempre cantando da dietro le quinte, no? Sì, perché ovviamente oltre a fare qualche mio pezzo, io faccio anche la cover di Renato Zero, che è quella, insomma, dove oggi posso dire che lavoro di più. E ah, quindi sì? A me piace sempre uscire dalle quinte, capito? Sì, perché voi dovete sapere. Fai partire sapere la base ed io esco cantando. Allora, a me piace sta cosa. Che noi, a noi abbiamo un pubblico, no? che sicuramente dobbiamo ricordare soltanto, perché Roberto lo conoscono tutti quanti, che lui è una cover di Renato Zero. E con questa lui ha fatto tanto successo. E l'altro zero. L'altro zero, no? Perché poi siamo tanti, ovviamente. E perché siete tanti. Però, insomma, a te riesce molto bene. Io ho trovato solo l'altro zero senza apostrofo. Scritto tutto sì, così. Sì, tutto sano. E con questo altro zero abbiamo fatto tante trasmissioni televisive con Paola Dellicolli, Franco Renzi, pure con Ferdinando Mosca. Insomma, sì, ci siamo divertiti tantissimo. Tantissimo, tantissimo. E quindi oggi l'abbiamo chiamato perché? Perché Roberto vuole presentare un'altra categoria, un'altra versione di te. E ci vuole far sentire un bel inedito che io ho già ascoltato ed è bellissimo. Grazie mille, grazie. Bellissimo. L'unica cosa che non ho capito è perché come due pugili. Allora, come due pugili nasce, è stata scritta in collaborazione con Angelo Punturi, sì, e musicata dal maestro Marco Musiella, insomma, che sono poi loro gli artefici di questo brano. Io ho messo solo poche cose, ecco. Che poi noi vogliamo salutare. Quindi questo, perché, anzi, li saluto tutte e due, certo. Un bel abbraccio. E quindi di questo brano bisognerebbe parlare anche con Angelo Punturi, perché diciamo che poi il brano è soprattutto suo. Come due pugili, non so, una canzone d'amore parla di due persone che si vogliono lasciare, insomma. Però vogliono prima parlare e chiarire, insomma, di questo. Ma perché i pugili, cioè, come due pugili è un senso lato del brano, no? Certo. Perché è come se fosse la storia tratta, è come se fosse su un ring. Ecco. Ma effettivamente non è un ring, insomma. Però è un angolo di casa. Ecco, però è circoscritta nell'angolo, sì. Sì, è un angolo di casa. Quindi è una metafora il ring. E loro questo vogliono sapere. E i guantoni sono una metafora, insomma, perché non si picchia nessuno, eh. E questo non si deve mai fare, ecco. Non si deve mai fare. Dico. Messaggio. Questo è un messaggio. Guarda Roberto, siamo contenti allora di questa ringrazio cosa. Ringrazio a voi dell'ospitalità. Noi, sai che c'è Alessandro Perrone che, insomma, che ti porta. Ci conosciamo, così. Ahimè, lo conosco da un sacco d'anni, Alessandro. Che adesso sta in regia. Dove sta? Sta in regia. Ah, ecco. Ci sta aiutando con le luci, quindi ce l'abbiamo avanti. Però, lo conosco da moltissimo, li voglio bene. Cioè, tutti i giorni parla di te. E poi sai come sfonda una porta aperta, perché con te abbiamo fatto tante altre cose, diciamo, come immagini televisive, no? Io facevo la direzione artistica, coordinazione, e ci siamo divertiti e speriamo che arrivino ancora di nuovo queste cose, insomma. Sì, adesso diciamo quando finirà tutto questo parapiglia, no? È un momento, speriamo, un po' freddo, è particolare, pure per le sì. trasmissioni televisive che in qualche maniera comunque si stanno facendo, però come ti spiegavo prima, diciamo che senza il pubblico, solo con gli artisti, uno va, cioè perde un pochettino un po' di pathos. Il suo fascino. Sì. Allora, per esempio, come sono fatto io, quando io faccio una trasmissione, a me piace il pubblico, certo. Perché sono loro che mi danno la carica, no? Anche all'artista è così, no? Pure all'artista. Quando canta e non c'ha nessuno, è una cosa bruttissima. Più persone di fronte, più esprimi al meglio le però vedi, in questa situazione, cose, anche adesso in questo momento, noi ci dobbiamo adeguare. Certamente. Perché non possiamo fare assembramenti, non possiamo essere più di quelle persone previste sul set. Che ne so, se vogliamo fare un po' di spettacolo ci dobbiamo fare anche questo. Arrangiare. Vero? Dobbiamo arrangiarci. Ci dobbiamo arrangiare. Purtroppo è così. Quindi, anche allora, per le serate, no? In giro che facciamo noi, nei locali, forse, non si fa più niente, purtroppo solo a pranzo, ma a pranzo
non credo che vada bene questa cosa per noi che facciamo questo lavoro. No. Quindi dobbiamo aspettare tempi migliori e che finisca soprattutto questo brutto virus, sperando di trovare una soluzione a tutto. Quindi noi auguriamo al mondo dell'arte di ritornare al suo massimo splendore. Allora, noi ti ringrazio Roberto di questa intervista. Grazie a te. E dobbiamo dire che al Roma Artist Talent per il Festival della Canzone abbiamo qui Roberto Petroni come due, e che canterà il suo singolo Come due pugili per voi. Grazie.